Scusi? Questo è il mio posto. Il mio posto. Postati. Mi dispiace molto, scusate l'inconveniente, ma mi rubano sempre il posto per fare i video. Tranquilla, ve lo libero. Ciao a tutti, benvenuti al secondo appuntamento di Danza con Jo. Se vi siete persi la prima puntata, ve la lascio comunque qua sopra o comunque ve la lascerò alla fine del video. Non so se lo sapete, ma oggi è il giorno della neve. Non so se oggi sta nevicando in questo momento, perché al momento siamo a fine dicembre e c'è un sole pazzesco. Comunque sì, è la giornata mondiale della neve, speriamo ci stia la neve in modo da creare un po' l'atmosfera. Dovendo parlare di danza, ho pensato di portarvi qua sul canale, in maniera inedita, 5 balletti che richiamano la neve o comunque l'inverno. Sicuramente il primo vi risulterà molto molto familiare, in quanto è The Valzer of Snowflakes di Tchaikovsky, utilizzato nel balletto Lo Schiaccianoci, famosissima scena, proprio famosissima, nella quale accadono poi soprattutto un sacco di incidenti con la neve finta che si possono ritrovare tranquillamente online. Andateveli a cercare, sono troppo spassosi, spero che non mi capiti mai di doverlo fare. È un valzer molto famoso, è la scena più iconica che riguarda l'inverno probabilmente e la neve, e per questo è il primo che ho messo. Gli altri invece risulteranno un po' più particolari per chi non è dell'ambiente della danza. Il secondo brano che io vi propongo è stato utilizzato non in balletti canonici, in opere ballate, ma magari utilizzato soprattutto nelle realtà più piccole o in spettacoli tipo ensemble, rassegne, e si tratta dell'inverno di Vivaldi. L'inverno di Vivaldi normalmente viene interpretato come la stagione invernale, quindi è gradito l'utilizzo di neve finta o comunque di fiocchi di neve. Io l'ho interpretato due volte, una volta questo Natale interpretavamo sì la neve, in un certo senso la neve, e invece un'altra volta l'avevo interpretato appunto in una rassegna che avevo fatto all'aperto a maggio. Interpretavamo con tante persone varie stagioni, io facevo parte del gruppo dell'inverno. Io adoro l'inverno di Vivaldi, mi piace tantissimo la musica, tutti questi violini che sparano. L'ultima volta che l'ho ballato con la musica dal vivo, bellissimo. Al terzo posto un balletto abbastanza sconosciuto che si ispira ad un film di Tim Burton, che non so se lo sapete ma è il mio regista preferito. Si tratta del balletto Edward Scissorhands, ovvero Edward Mani di Forbice, di Matthew Bourne, portato in scena chiaramente in America e nel mondo. In Italia no, probabilmente Matthew Bourne l'Italia la schifa, oppure i teatri che ospiterebbero un spettacolo di quella portata sono veramente veramente pochi. Comunque io firmerei qua sotto nei commenti una petizione per chiamare Matthew Bourne in Italia, perché io voglio vedere un cappero di balletto di Matthew Bourne. Se vi ricordate il film, che è decisamente più famoso del balletto, vi ricorderete la scena dell'ice dance di Edward che scolpisce con le sue forbici una statua di ghiaccio nel giardino della protagonista, e questa protagonista, la ragazza protagonista, esce di casa e pur essendo estate sembra che nevichi e si mette a ballare in mezzo alla neve. Ora c'è un piccolo estratto, se non mi sbaglio, qua su YouTube di questa scena, andatevela a cercare. Il balletto è molto bello, secondo me vale la pena di andarselo a vedere. Questa scena, sia nel film che nel balletto che in qualunque altra trasposizione, anche a livello musicale, è la mia scena preferita, è proprio quella più suggestiva, secondo me è quella che ti rimane più impressa. Al quarto posto una cosa sconosciuta fino a un certo punto, ma probabilmente chi è dell'ambiente la conosce, è la variazione, quindi un pezzettino, un piccolo piccolo estratto di una solista dal balletto Cenerentola, della Winter Fairy, della Fata dell'Inverno. Il balletto, praticamente il vestiario di Cenerentola viene creato dalle fate delle stagioni, le scarpe le fa la fata madrina, le altre fate le creano l'abbigliamento, l'outfit, insomma, fate delle stagioni alias Enzo Micio. È musicata da Prokofiev e appunto c'è questa piccola variazione solista della Fata dell'Inverno, che anche quella, essendo rappresentante l'inverno, è accompagnata spesso da fiocchi di neve qua e là. In ultimo, una novità assoluta anche per me, perché io non ero assolutamente a conoscenza di questo balletto, un intero balletto che vede la neve dappertutto. Vediamo se indovinate, vi lascio 3 secondi per metabolizzare. Ebbene sì, stiamo parlando di Snow Queen, la
Regina della Neve, ispirato alla favola di Andersen. Vi ricorderà qualcosa della Disney, ma non nominerò quel cartone perché già che adesso è uscito il 2 ci stanno sfracassando le palle con questa storia. La Snow Queen è un balletto inedito dello Scottish Ballet, almeno questo è quello che ne ho evinto dalle mie ricerche online, ma so che c'è anche una versione russa della Snegurochka Ballet che si chiama Snow Maiden, ma comunque significa sempre la Regina della Neve. Non credo che riprenda la fiaba completa di Hans Christian Andersen, l'avevo anche recensita nei racconti secondo Joe, se volete ve lo linko qua da qualche parte. Sembra dalle immagini che sia un balletto davvero bello, bello pieno di neve ovviamente. E quindi questi erano i miei 5 balletti sulla neve che volevo proporvi in questa giornata mondiale della neve. Fatemi sapere cosa ne pensate, li conoscevate? Vi piacciono? Andateveli a vedere e poi fatemelo sapere nei commenti se invece li conoscevate già, oppure ne conoscete altri che riguardino inverno e neve, qua sotto nei commenti lo spazio è tutto vostro. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Danza con Joy il mese prossimo. Il prossimo video invece uscirà il 23 gennaio con un altro appuntamento con Cartoon Joy. Un bacio, a presto, ciao!